La mattina vennero dei camici e ci portarono a Fragola, al campo di prigionieri a Fragola. Dal campo di prigionieri a Fragola sono andato al campo est di Taranto. Mi trovavamo poi tutti quanti a essere trasferiti al campo dove era il prigioniero Graziani, in Africa. Siccome io sapevo bene giocare a pallone, gli inglesi avevano fatto le squadre di calcio per tutti i prigionieri. E a me mi tirarono fuori, una mattina fecero l'appello e dissero, io mi preoccupavo perché in quel periodo si facevano gli appelli per cercare i criminali di guerra, dicevano loro. Quando ci sentimmo chiamare, ci chiamarono in tre, invece mi misero al magazzino vestiario, qui, perché giocavo a pallone e intanto uscivo dal campo e mi davano un vitto speciale. Con me c'era Masci, che poi diventò il portiere del Palermo. Poi sono scappato dal campo, però feci male a scappare, dico la verità, perché dopo 2 mesi il campo fu sciolto e tutti quanti ebbero un documento che ero stato prigioniero. Io invece andavo, siccome stavo nel magazzino vestiario e viveri, la mattina mi portavano con il camion al mercato a fare la spesa, queste cose qua. Quando si fermarono, io dopo 3 giorni avevo capito che facendo una certa curva rallentava. Mi calai giù e scappai e venni a casa. Non mi hanno toccato. Vennero, c'è avuto delle discussioni, ma non mi toccato. Tenete presente che stava a San Lorenzo. Il quartiere era quello che era. Era tutto rosso a quei tempi. Non avevo fatto nessun reato. Ero stato un soldato dell'esercito repubblicano. Ecco, questo è quello che intendiamo noi. No, perché noi come reparto facciamo i soldati veri. Non facciamo i massacri, diciamoli così, oppure delitti, oppure cose va. Noi ci comportavamo da esercito italiano.